Ciao, io mi chiamo Emilio, sono il titolare di Cornerstone Music Gear e oggi voglio raccontarti la storia della nostra azienda. In realtà la Cornerstone nacque nel momento in cui decisi di iniziare a creare i primi pedali per me. Io ho sempre suonato la chitarra, da che ero ragazzino ho sempre chiaramente avuto la passione per i pedali, per gli effetti, così come tutti i chitarristi. Però, come ovvio, il budget e le risorse a disposizione non mi consentivano di prendere tutti i pedali che avrei voluto prendere. E allora a quel punto, siccome ero anche fresco di università, io mi sono laureato in ingegneria aerospaziale, ho pensato: ma è possibile che dopo tutti gli studi che ho fatto non riesca a costruirmi un pedale? Ovviamente la risposta era certo. E allora da lì ho iniziato a creare i primi cloni di TS-808, i Tube Screamer, alcuni pedali molto semplici, un compressore molto semplice, si chiamava l'Orange Squeezer, utilizzato da Mark Knopfler. Molto bello, e mi ricordo la prima volta che lo accesi, con il LED che si accese. Ecco, per me quello è un momento che ancora ricordo, perché era stato quasi un momento magico. In quel momento ho pensato: funziona! È incredibile! Ecco, io sono convinto che la Cornerstone nacque in quel momento. Non lo sapevo ancora, ma in me si accese qualcosa che poi mi ha portato poi a mettere in moto la creatività. Perché dopo aver creato diversi cloni, ad un certo punto ho pensato: sì, ma ok, adesso voglio estrapolare e mettere in un pedale, in un circuito elettronico, voglio estrapolare il suono che ho nella mia testa. E da lì ho iniziato a creare quindi la prima linea, i primi pedali Cornerstone, no? Degli overdrive abbastanza raffazzonati, e nel corso degli anni ci siamo migliorati, ci siamo sviluppati sempre di più, come giusto che sia, come succede a tutte le aziende, fino poi al giorno in cui abbiamo deciso di dire: ok, creiamo un'azienda, creiamo una realtà per poter proporre il suono che ho nella mia testa, proporlo a tante altre persone. I pedali che producevo per me, i cloni che producevo per me, costituivano sostanzialmente un hobby che portavo avanti nel dopo lavoro. Sì, perché in realtà per anni ho comunque lavorato come ingegnere e a fine giornata mi mettevo e costruivo dei pedali. Un hobby che però è sempre stato coltivato da me ed è sempre stato incoraggiato da mia moglie Linda. Quindi devo ammettere che se comunque oggi la Cornerstone anche solo esiste, è grazie al fatto che qualcuno mi è stato accanto nell'incoraggiarmi a proseguire una passione, un hobby che avevo e che nel quale lei specialmente intravedeva qualcosa che io ancora non vedevo. Ovviamente, essendo la Cornerstone un'azienda che è nata tra me e mia moglie, quindi è nata in famiglia, ha una propria identità in termini di famiglia, una sorta di family company, il cui valore, questo è uno dei valori fondanti della Cornerstone, è proprio il fatto di voler approcciare quelli che sono i clienti, ma in modo molto personale, in modo molto ravvicinato, senza mettere distanze, senza mettere formalismi, senza mettere i classici filtri da business, no? Noi non vogliamo essere distanti. L'approccio family company per noi è assolutamente importante nel riuscire ad avere un contatto diretto e sincero e trasparente con le persone, perché noi abbiamo bisogno empaticamente di capire quali sono i loro bisogni e le loro necessità e anche di imparare da loro. Perché la maggior parte delle idee che ricevo per nuovi pedali, in realtà appunto le ricevo da clienti o da persone normali, clienti che poi diventano amici, che mi danno suggerimenti e grandi spunti per prodotti nuovi. Il tipo di prodotto Cornerstone è un pedale boutique, che
che cos'è un pedale boutique? È una domanda molto interessante, ma il pedale boutique per me non è un pedale che usa particolari componenti ricercati e quindi è il componente all'interno del pedale che definisce se il pedale è boutique oppure no. Ciò che definisce un prodotto boutique è l'identità del prodotto, è l'identità del pedale. I nostri pedali non sono fatti per essere dei pedali di consumo di massa, dell'acquisto oggi e la rivendita domani. Il pedale Cornerstone è un pedale che va capito, per il quale c'è bisogno di tempo, di prendersi del tempo per capirlo, per studiarlo, perché in realtà il tempo dedicato alla comprensione di uno dei nostri prodotti non è soltanto il tempo che si dedica al prodotto stesso, ma è un tempo che ci si dedica a se stessi, perché cercando di scoprire nuovi suoni in realtà si scopre anche più di se stessi. Questo è ciò che secondo me rende un prodotto boutique. Questo è il prodotto Cornerstone. Il momento in cui decisi di smettere di creare cloni e iniziare a mettere in moto la creatività per creare prodotti miei, quello è stato il primo punto di svolta. Da lì in poi ho creato il mio primissimo pedale che si chiamava Sparkle, un overdrive di stampo moderno con diversi difetti, seguito poi da un booster, il Flame, da un compressore ottico, lo Zefiro, e da un pedale che poi ho riproposto in futuro, che è l'Antic, la prima versione dell'Antic. La seconda fase della Cornerstone, la fase in cui ci siamo estesi a livello globale, è iniziata grazie a un pedale, il Gladio, che è stato sviluppato tra l'altro anche in un modo completamente diverso rispetto a come sviluppavo i pedali in precedenza. Infatti in precedenza tendevo sempre a cercare di realizzare un pedale che fosse quanto più simile al suono che io stavo immaginando. Ecco, il Gladio invece segue un approccio diverso. Il Gladio è la migliore rappresentazione che potessi dare di un suono che mi è piaciuto partendo da delle canzoni particolarmente rappresentative per me. Il Gladio quindi non solo rappresenta una nuova fase a livello estetico, anche rappresenta una nuova fase di design progettuale, un approccio che poi ho seguito nei pedali successivi della seconda fase, ossia il Gladio SC, la nuova versione dell'Antic, l'Aquarium, il nostro Vibe, Imperium e infine il Colosseum. A riprova del fatto che Cornerstone è una family company e che teniamo tantissimo all'approccio diretto e vicino con le persone, oltre ai nostri canali social, Instagram e la pagina Facebook, esiste su Facebook anche un gruppo che si chiama Cornerstone Community, dove chiunque voglia può richiedere di iscriversi, una vera e propria community, che tra l'altro ha dato origine a un pedale, che è il nostro ultimo pedale, che è il Colosseum, e di cui vado assolutamente fiero, sia chiaramente per il suono, ma soprattutto anche per le origini, per come è nato. Il pedale della gente, il pedale della community. Infatti sul pedale stesso c'è scritto Effectus Populi, in latino, il pedale della gente. Per il futuro di Cornerstone prevedo un imminente cambio, una nuova fase che aprirà a un nuovo design estetico e un nuovo design progettuale. Così come era successo all'inizio della fase 2 con il Gladio che ha aperto a un nuovo stile di Cornerstone, tra poco un nuovo rilancio del nostro brand. Rimanete connessi con noi e sui nostri social e iscrivetevi alla newsletter sul nostro sito per avere tutti gli aggiornamenti che a presto sicuramente potrete vedere su Cornerstone.